ZV-10 è l'emblema, la più grande rappresentazione del potere del marketing contro l'aspetto decisionale di ognuno di noi. Sì, perché questa camera è made for vlogging, cioè è stata concepita e riservata a una specifica nicchia di utenti. Sony ha deciso di creare un prodotto di qualità per i content creator, quindi per YouTube, per vlog, per i social, che appunto andasse a soddisfare tutte le esigenze più specifiche di questa categoria, quindi con la modalità Product Showcase, che permette quindi di mettere a fuoco molto rapidamente prodotti che si mostrano quindi in camera, come per esempio, che ne so, quando si fanno unboxing e quant'altro, con la modalità con un autofocus molto molto sensibile, pari a quello della 7.3, che c'è anche il riconoscimento degli occhi e dei volti. Sony però ha tralasciato un piccolo particolare, tante altre caratteristiche che potrei anche elencarvi in questo video, ma ci sono miliardi di recensioni. Questa sarà una disamina disillusa da consumatore utilizzatore a consumatore spettatore che eventualmente la sta valutando. Sì, perché nella miriade di caratteristiche a questa macchina c'è una caratteristica in particolare che mi ha colpito, incuriosito e mi ha spinto ad acquistarla, che è un fattore che è stato tralasciato, no? Messo quasi in confine delle caratteristiche. Questa macchina, la ZV-E10, ha un sensore da 24.3 megapixel APS-C, che è, sottolineo, ascoltatemi, è lo stesso identico sensore presente sulla Sony A6100, A6300, A6400, A6500 e anche sulla costosissima A6600. Cioè Sony ha preso lo stesso sensore di queste macchine che sono create per i professionisti, quelli che fanno video, quella usano come seconda camera, come camera di backup, lo stesso sensore l'ha messo su questo piccolo corpo macchina che è grande quasi o poco meno la Sony A7C, la full frame. In realtà c'è anche una successora di questa macchina, che è la ZV-1 o ZV-E1, non ricordo bene il nome, che ha il sensore full frame e costa 180.000 euro, costa 2.000 euro ed è un'altra categoria prezzo. Quello che mi domando e dico io è: ok, siamo diventati un po' tutti dei piccoli Ned Flanders, per cui so perfettamente, perché lo faccio anche io, prima di acquistare un prodotto andiamo a vedere delle recensioni, delle caratteristiche e quant'altro. Allora te lo ripeto per l'850esima volta. Vediamo che c'è quel tizio in quella parte del mondo, in quello specifico momento, che dice: ma sai, manca qualche tasto funzione. Ma sai, il sensore non è stabilizzato. Ma sai, mancano un po' di ghiere. Da questa! Tutti quei cavolo di peli nell'uovo che fanno, che mettono, ci mettono quella pulce nell'orecchio, per cui uno dice: oddio, ma forse mi potrebbe servire la ghiera, forse potrebbe servirmi la stabilizzazione. Cioè tutte quelle pippe mentali che ci evitano di acquistare un prodotto valido come questo. La copertina del video è provocatoria, ma allo stesso tempo fa riflettere. Cioè, è davvero necessario spendere 600 euro in più per una 6600, anzi scusatemi, 800 euro in più per una 6600 che ha le stesse caratteristiche di questa? La cosa che voglio sottolineare è che la macchina ha questa nomea, cioè che scalda in 4K come tutte le macchine, ma questa qui in particolare, che durano pochissimo le batterie. Bene, io ho comunque due batterie aggiuntive, ma ho registrato 4 video in 4K da 10-12 minuti ciascuno, senza avere mai l'avviso di surriscaldamento e senza che fosse mai rovente, e fuori ci sono 34 gradi, in camera quindi ho 28-29. Quindi o io ho avuto già la visione aggiornata, o semplicemente anche queste qui erano delle Ned Flandersate, di quelle cose proprio che vanno a trovare la macchia, il pelo nell'uovo, che per screditare un prodotto veramente veramente valido, non è esente da difetti, ma non è neanche la schifezza che dicono. Sensore stabilizzato. Vi assicuro che anche su macchine molto più costose, io ho la 7.3, la stabilizzazione per quanto riguarda i video e per le foto è veramente minima. Se volete una stabilizzazione veramente veramente forte, bisogna quadruplicare la spesa, arrivare alle 4.000 euro della 7S3, la FX e quant'altro.
Se invece pensate che la stabilizzazione su questi piccoli corpi macchina sia così fondamentale da ridurvi di molto gli stop di scatto, di molto i tempi di scatto, non è così. Lo dico molto palesemente, molto chiaramente. Con questa macchina, vi lascerò un po' di foto di video d'esempio, si fanno tantissime belle foto, tanti bei video. Io ho fatto un video, quello che ho pubblicato, vi lascio da qualche parte qui, a mano libera, veramente così, scherzandoci, alla Foresta Umbra, un parco naturale presente qui in zona, vicino dove abito io. E il video è ovviamente amatoriale, fatto con qualche effetto, qualcosa, una cosa molto semplice, molto intuitiva, fatta soprattutto per promuovere il territorio. Ma quello che voglio sottolineare è che io a mano libera, e non sono di certo una steadicam o un cavalletto, a mano libera sono riuscito a ottenere delle fotografie e dei video, anzi andate sul mio Instagram a vedere tante qualche foto che ho fatto con questa, di assoluta qualità. Motivo per cui vi dico che manca qualche tastino, manca qualche ghiera. E chi se ne frega! Manca qualche cosa specifica, ma smettiamo di farci tutte queste cavolo di pippe mentali. Al budget di 600 euro, perché si trova a 599 a Black Friday, adesso costa 649 con obiettivo kit. E non è un best buy, è un best value buy, cioè è tutto il best, tutte le bestie che potete vedere in questo corpo macchina, perché il sensore è un APS-C. È un 24.3 megapixel Eximor Z, insomma lo stesso che vedete su tutti gli altri corpi macchina Sony che vi ho detto prima, su tutte quelle PSC che usano videografi per fare video, usano fotografi come macchine di backup. E io vi dico che questa macchina è utilizzabile assolutamente come secondo corpo macchina, come terzo corpo macchina, come corpo macchina di backup, anche per un professionista. Gira in 4K a 30 frame per secondo fino a 100 megabyte, e in realtà è un 6K che viene downscalato a 4K. La qualità è assurda e poi potete giocare con tutti i profili colore, S-Log 2, S-Log 3, HLG, Cine, tutto quello che volete. Ha tutti gli attacchi delle macchine professionali. Qui lateralmente troviamo la micro HDMI per collegare un monitor esterno, tipo C per caricarla, potete caricarla con un power bank, ovunque vi siate. Io ho toccato il power bank, l'ho caricata, cosa assurda. Potete poi collegarci anche un microfono esterno e le cuffie. Cioè, ha tutti, ma veramente tutti gli attacchi che hanno le macchine professionali, tutti gli altri che ho sulla Sony 7 III, con la praticità di avere uno schermo ribaltabile, di avere un tastone dedicato per le registrazioni che vi mostra il quadrato rosso della registrazione, quindi vi mostra che sta registrando, oltre ad accendere una lampadina qui davanti, e ve lo faccio anche subito vedere. Cioè, vedete? Riquadro, lucina e tastone per registrare, cioè non potete sbagliarvi. È fatta principalmente per i video, ma si scattano anche ottime foto. Certo, con l'obiettivo kit, ottime foto non hanno un ottimo sfocato, una buona definizione, ma la cosa bellissima di questa macchina è che potete cambiare gli obiettivi. Potete metterci gli obiettivi che volete. Io ci ho messo gli obiettivi della mia full frame. Ci ho messo un Tamron 28-75, un 24 mm 1.4 con piccolo fattore di crop 1.5, cioè sarà presa solo la parte un po' più centrale dell'immagine, che poi solitamente è la parte migliore di ogni obiettivo, cioè quella più a fuoco, quella più nitida. Ha la modalità fantastica Product Showcase, che aumenta sensibilmente l'autofocus, per cui voi appena avvicinate un prodotto, anche se c'è il volto in vista, lui mette a fuoco il prodotto, e se lo spostate in mezzo secondo, anzi in un centesimo di secondo, rimette a fuoco sulla faccia. Il menu, ovviamente, questo è il solito problema, è il solito vaso di Pandora di Sony, con 1000 schede, con sotto altre 100.000 schede. Ma se avete imparato a conoscerlo con altre macchine, se avete altre macchine dello stesso corredo, quindi Sony, non avrete in pratica problemi. Le opzioni sono infinite, ma veramente infinite, e col tasto funzione potete richiamare tutto, dai profili al tipo di scatto, alla modalità questa qui, presentazione del prodotto, cioè che aumenta tantissimo la sensibilità del focus della macchina per presentare prodotti e fare degli unboxing. C'è la modalità poi qui sopra in alto, c'è il tastino per aumentare lo sfocato, quindi aumenta l'apertura dei diaframmi. Tastone per registrazioni, tasto on off, unico tasto funzione su cui passare, con cui passare tra fotografia, video e modalità slow and quick, quindi per lo slow motion oppure per il velocizzato.
C'ha anche l'attacco per la slitta per i flash, cosa che non si trova in nessuna macchina, in quasi nessuna macchina di questo segmento, e ha anche un sensore con tripla capsula e anche dead cat che permettono di registrare un audio pulito, nitido e focalizzato anche senza utilizzare microfoni esterni. Lo schermo è ribaltabile, ragazzi, il grip è un po' rivedibile, è un po' piccolina, ma onestamente la praticità di avere un corpo macchina così piccolo, ma veramente così piccolo in mano, con una qualità così grande del sensore, è pressoché impagabile. È veramente un prodotto talmente valido che racchiuderlo nella nicchia delle vlog in camera è un insulto. Perché ragazzi, c'è una regina che domina la fotografia ovunque e dovunque. La luce. Quanta più luce è catturata dal sensore, quanto più i pixel sono sensibili alla luce e grandi per catturare luce, tanto migliore sarà la qualità della fotografia. È un concetto talmente banale e semplice e talmente difficile da trovare che oggi la questione marketing 1000 megapixel la fa da padrona. Bastano pochi megapixel buoni come questa macchina per ottenere grandi risultati. E se non l'avete ancora acquistata, acquistate questa Sony ZV-10. Vi lascio il link qua sotto con assoluta fiducia. Tutte le domande qui sotto. Ciao ragazzi.